Franco Talanca, Alessandro Mucci, Mario Pastore, Marcello Verderosa, Daniele Antinarella e Mario Battaglia sono da oggi i nuovi commissari dei consorzi industriali abruzzesi del Sangro, di Chieti Pescara, Teramo, Sulmona, Avezzano e Vasto. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle attività produttive Alfredo Castiglione, che ha sottolineato come il commissariamento sia solo un primo passo di un impegnativo percorso verso la riforma dei modelli di sviluppo economico in Abruzzo. È il primo passo dovuto, importante, per ridefinire e ridisegnare i confini economici, sociali, culturali, industriali della nostra regione. Era un passo importante, l'abbiamo detto in campagna elettorale, si inizia con il commissariamento di 6 consorzi industriali, sono 7, L'Aquila sarà commissariata da qui a qualche giorno, una settimana non di più, visto anche purtroppo la problematica in cui versa. Un primo passo che poi porterà probabilmente, dopo esserci confrontati con le parti sociali, ma la strada è tracciata, ad uno scioglimento dei consorzi industriali, la loro parte l'hanno fatta, per arrivare in un'ottica di distretti o di cluster, meglio, con un'evoluzione dei distretti, ossia certamente riconsegnare il territorio a chi lo vive, riconsegnare il territorio direttamente agli imprenditori, in un'ottica di sinergia e di sistema, in modo che si possano creare delle piattaforme per rendere competitivo il territorio nei confronti della comunità europea o di altri enti e far dirottare qui da noi quei finanziamenti che altrimenti sarebbe difficile poterli arrivare, far rendere il nostro territorio certamente più appetibile, far rendere il nostro territorio più conforme a quelle che sono le nostre necessità. Si può dire che le funzioni che ora svolgono i consorsi saranno svolte probabilmente dagli enti territoriali.